Si tratta di una conferma dell'ordinanza che era già stata adottata in primo grado dal giudice presso il Tribunale di Lago Negro, una conferma da parte del collegio che era stato investito del reclamo verso la precedente ordinanza da parte del Comune di Santa Marina. Il collegio non solo ha confermato il contenuto dell'ordinanza di primo grado, ma di fatto è andato oltre aggiungendo quanto alla fondatezza della nostra richiesta di sequestro che la norma regionale che pre... Sostanzialmente, riordinava l'assetto delle comunità montane. Nell'ambito di quella parte relativa ai beni immobili che appartenevano ai comuni, ha eh, sottolineato come quella eh, salvaguardia era finalizzata ovviamente alla conservazione degli atti e dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della norma, facendo salvi proprio i diritti acquisiti. Sicché avendo noi acquistato come comunità montana quei beni dal comune tra il 91 e il 98 con atti pubblici di cessione volontaria regolarmente onorati economicamente da parte della comunità montana, quei beni non potevano che dirsi eh, costituiti e radicati in capo all'ente montano. Pertanto nessun diritto poteva invocare il comune di Santa Marina. Che in maniera assolutamente arbitraria e irresponsabile si era addirittura avventurata in atti di vendita ma vi è di più tra i motivi per cui il comune aveva ehm, prospettato reclamo eh, al collegio vi era proprio la vendita di alcuni lotti da parte del comune stesso e il tribunale eh, capovolgendo la richiesta del comune di Santa Marina ha detto che questo è un fatto ancora eh, più grave perché di fatto aggrava il pericolo in mora che legittima l'adozione della misura del sequestro, cioè in altre parole, dice il Tribunale: proprio perché tu ti stai vendendo i beni e me lo stai dicendo tu, mi confermi la necessità eh, di mantenere in vita il sequestro a favore della comunità montana, tenuto conto della concretissima possibilità e eh, probabilità che, all'esito del giudizio di merito, la fondatezza del giudizio di rivendica, cioè dell'azione proposta dalla comunità montana per eh, il conseguimento di questi beni, trovi accoglimento e pertanto vi è l'obbligo di conservare questi beni. Altrimenti vi è il rischio di una loro concreta dispersione. Ora, fermandoci un attimo sull'aspetto delle vendite che sono state fatte negli ultimi eh, anni e che hanno poi eh, come dire, eh, consigliato all'ente montano di eh, eh, fare questo ricorso incidentale nella causa di merito del giudizio di rivendicazione, chiedendo il sequestro dei beni stessi, io l'ho detto anche a qualche soggetto che ha acquistato, Mh, quegli atti ovviamente, come ribadisce anche l'ordinanza, sono assolutamente nulli. I pagamenti fatti nei confronti del Comune di Santa Marina non possono essere riconosciuti dalla comunità montana perché sono stati fatti ad un soggetto che non è assolutamente legittimato e che non era assolutamente legittimato a poter trasferire la proprietà su quei beni che questa ordinanza ribadisce essere di esclusiva proprietà dell'ente montano. Ovviamente dovremo valutare chi ha già pagato e si è insediato sui lotti di eh, valutare una, un regime transitorio fermo restando che ognuno di essi è posto nell'obbligo di regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'ente montano quanto eh, al pagamento dell'eventuale corrispettivo di una assegnazione.